25 aprile 1945, un giorno fondamentale per la storia d'Italia, pieno di significati politici e militari, che ricorda la vittoriosa lotta della resistenza partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale contro il governo fascista e l'occupazione nazista. Oggi, nella nostra regione, molte le celebrazioni in memoria di chi con la propria pelle ha difeso la nostra patria. A Pesaro la resistenza, nel giorno del suo 72esimo anniversario, è stata celebrata con una serie di appuntamenti e deposizioni di corone commemorative nei monumenti più significativi che ricordano la liberazione. Si è partiti con una messa in Duomo per i caduti per proseguire con la deposizione delle corone al Sacrario di Piazzale Collenuccio e alla Cappella Votiva di Sant'Ubaldo, per poi concludersi con il corteo al Monumento della Resistenza in via della Stazione, accompagnato dal picchetto d'onore dell'esercito e dalle note della banda di Candelara. Tutto sotto la presenza del Presidente della Regione Luca Ceriscioli e del Prefetto di Pesaro Luigi Pizzi. Il 25 aprile è la giornata in cui si celebra la resistenza, celebrano i valori della libertà, della democrazia che dobbiamo sempre tenere vivi, e queste celebrazioni hanno appunto lo scopo di farci ricordare anche il sacrificio di quanti hanno dato la vita perché noi oggi potessimo godere di questi valori. E devo dire è un anno importante perché tanti sono i segnali nel mondo che ci danno messaggi molto negativi da questo punto di vista. Il 25 aprile, quell'appuntamento di tutti gli anni, invece ci ricorda la forza e l'importanza di mantenere questi valori. Quindi la partecipazione quest'anno a Pesaro, l'anno scorso in Ancona, da parte mia, sarà un po' in tutte le province nei vari anni di mandato, nei capoluoghi, proprio per segnalare la forza e l'importanza di questa giornata. Non sono mancate ovviamente le proteste pacifiche e nel rispetto del corteo a chiedere di essere ascoltata una rappresentanza delle associazioni antifasciste della provincia contro quei decreti, ultimo il Minniti Orlando, sull'immigrazione e protezione internazionale. La nostra protesta è che non si può fare una ricorrenza un giorno all'anno e gli altri giorni dell'anno bloccare la libertà di tutti. I partigiani sono saliti sulle montagne per difendere i valori e se sinceramente fossero qui oggi si vergognerebbero di quello che hanno lasciato in eredità. Non è questo che loro hanno combattuto, non è questa libertà. Concludere la mattinata il saluto del sindaco Matteo Ricci che nel suo discorso finale ha ringraziato tutte le associazioni combattentistiche d'arma e l'AMPI, ricordando come l'entroterra della nostra provincia sia stato uno dei luoghi più attivi e importanti di queste battaglie per la libertà. Un ringraziamento da pesarese a quei contadini delle aree interne che accolsero gli sfollati pesaresi. Pesaro fu in gran parte bombardata e tante persone furono accolte dai contadini che non lasciavano nessuno senza un tosto di pane, difendevano tante famiglie, soprattutto donne e bambini, dall'invasione nazifascista. Per questo oggi è importante ricordare il 25 aprile e rinnovare questi valori sapendo che grazie all'Europa, noi è 70, più di 70 anni che viviamo in pace, questa Europa così criticata che sicuramente vogliamo cambiare perché non ci piace l'Europa dei muri e l'Europa degli egoismi, è un'Europa che ha garantito pace, solidarietà ai popoli europei. Allora vogliamo rinnovare l'Europa, ma senza Europa non c'è futuro per l'Italia. Grembiule, quindi siamo arrivati in divisa con il nostro grembiule.